costruire in paesi emergenti significa misurarsi con condizioni di vita difficili, condizioni anche di lavoro complicate. Spesso capita però di misurarsi anche con la valenza culturale e sociale dell'architettura, cosa che accade sempre meno in Italia e comunque nei progetti che vengono fatti in quello che chiamiamo il mondo occidentale. Abbiamo oggi ospite un architetto che si occupa di costruire laddove è più complicato farlo e laddove è facile anche che l'architettura abbia dei risvolti sociali. Cosa significa? Significa una cosa molto pratica. Molto spesso poter lavorare o trovarsi a lavorare in quei contesti significa semplicemente stare andando a ricasco di un programma sociale. Quindi inevitabilmente tutta una serie di passaggi o di impedimenti vengono eliminati, perché per esempio lavorando come è successo a noi in ambito di cooperazione è per definizione o dovrebbe essere per definizione un progetto, un'iniziativa di stampo e di contenuti sociali. Quindi questo è il motivo per il quale questa relazione è così forte in questo contesto. Dal punto di vista professionale, che cosa dà a un architetto lavorare in un paese come il Burkina Faso? Guardi, inizialmente noi immaginavamo di stare praticando una specie di missione umanitaria, nel senso che lavorando in situazioni di sviluppo mettevamo insieme le risorse sostanzialmente finanziarie, economiche, per poi poterci dedicare ad altro altrove. E questa è una visione parziale, perché noi abbiamo recuperato anche da queste esperienze delle conoscenze vere e proprie che, se non letteralmente, siamo riusciti o proviamo a travasare nel lavoro che facciamo fuori da quei contesti. Quindi è una situazione biunivoca, nel senso c'è un flusso che comprende evidentemente anche le risorse finanziarie, ma si allarga a valori culturali e a conoscenze anche tecniche. L'architettura comunque deve rispondere anche delle esigenze di mercato, fondamentalmente chi costruisce, costruisce poi venendo in qualche modo pagato e producendo in qualche modo ricchezza, qualcosa di totalmente lontano da questo modo di lavorare invece. Assolutamente no, non credo, nel senso che il tema mi sembra quello relativo alla qualità dell'architettura che viene prodotta, a prescindere dal fatto che, pur avendolo fatto, noi non consideriamo corretto lavorare gratuitamente, perché è uno svilire, uno sminuire il senso dell'apporto che può dare un architetto ad una realizzazione, ed è un errore che cercheremo di non ripetere. Il punto è che quando dei soldi sono stanziati, esistono delle risorse, il problema in senso generale è usarli bene, male, meno bene, eccetera. Che poi si faccia parte di un mercato, questo entro certi limiti accadeva anche nei paesi socialisti. Il problema non credo sia il mercato in sé, è l'uso che del mercato si fa, o meglio l'abuso che il mercato pensa di fare del resto del mondo, tutto qui. A volte si ha l'impressione, guardando i grandi progetti di architettura, che ci si dimentichi un po' dell'uomo e dell'uso che di questi luoghi se ne deve fare. È più semplice in condizioni così difficili progettare ricordando le esigenze dell'uomo e l'uso per cui un edificio nasce? Non è che è più semplice, è inevitabile, perché altrimenti si va incontro a un fallimento assoluto. Ed è un esemplare quello che succede con la cosiddetta sostenibilità, che noi consideriamo molto retorica. Noi siamo stati sostenibili per forza. Quando non hai alternative e diventa una sostenibilità preterintenzionale, o ti procuri l'energia autonomamente o non c'è l'energia, c'è poco da fare, non ci sono quattrini che tengano, o la comunità si riconosce in quello che tu hai fatto, o molto semplicemente non verranno. Quindi anche gli aspetti sociali della sostenibilità entrano in gioco fatalmente quando i termini del discorso sono ridotti alla loro essenza.